Signore e signori, buonasera. Dalla sala stampa del Pallaforum Fontevivo di Samignato, sotto la regia di Roberta De Rosa, Angelo Capozio, Gianni Cecconi e Luigi Magliano per la telecronaca della 11ª giornata del campionato Serie B nazionale. Tra i padroni di casa, Blucart Etrusca Samignato in maglia bianca alla destra dei vostri teleschermi contro Solbat Piombino. Arbitrano l'incontro i signori Stefano Bonetti di Ferrara e Lorenzo Bianchi di Rimini. Il roster di partenza dell'Etrusca Blucart vede schierati con il numero 2 Tommaso Tempestini, numero 6 Andrea Zita, numero 7 Ferdinando Nasello, numero 9 Roberto Bob Bertolini e il numero 66 Andrea Chiriatti. Il Piombino scende invece sul parquet col numero 3 Edoardo Pedroni, numero 6 Alessandro Procacci, con il numero 8 Edoardo Persico, con il numero 9 Malbasa e con il numero 41 Edoardo Fontana. Tutto pronto per l'avvio di questa 11ª partita, scendono sul parquet gli atleti, saluti di rito. Coach Marco Andreazza della Solbat Piombino sta dando le ultime indicazioni ed è tutto pronto per l'avvio di gara. Al salto Chiriatti e Persico. Palla in mano a Chiriatti, che riceve dalla sfera Zita, Zita Bertolini, Tempestini, Tempestini ancora verso Bertolini, Nasello, Nasello scarica nel pitturato ma intercetta Fontana, Persico ancora fuori per il numero 6 Procacci. Persico si gira, tiro di Persico, non va. La sfera viene conquistata da Nasello, Zita, Zita in contropiede, Zita, Zita, lascia la sfera a Tempestini. Tempestini, Bertolini, ancora Tempestini, Zita, Chiriatti, Nasello. Si gira molto bene Nasello, sbatte la palla sul ferro, la palla non entra. Nel capovolgimento di fronte Procacci in palleggio, Procacci va fino in fondo, supera Bertolini e realizza un canestro. Etrusca Blucart 0, Piombino 2. Bertolini, ferro, palla ancora in mano a Fontana, Procacci lascia la sfera a Fontana, Pedroni riceve in questo momento, Malbasa, Fontana, 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 si gira, ferro e la palla entra con la, saltando sul cerchio del canestro. Tempestini, Etrusca Blucart 0, Piombino 4, 8 e 15 da giocare per questa prima frazione, riceve Bertolini, esce dai blocchi Tempestini, 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 arresto tiro e la, non va, sfera ancora conquistata da Fontana. Procacci, Malbasa, recupera la sfera Nasello, Zita, velocissimo per Chiriatti, ma c'è un fallo di Pedroni su Andrea Chiriatti. Buonasera a tutti. Diciamo la differenza nelle prime battute è una maggiore precisione di Piombino rispetto a Samignato, che comunque ha costruito un paio di belle azioni, soprattutto una con Nasello che ha preso bene la linea di fondo. Interlocutori ovviamente. Interessante il doppio playmaker Tempestini Zita per la squadra di Federico Barsotti, con due lunghi come Chiriatti e Nasello, che sono anche
ragazzi atletici, diciamo, di peso, con Bertolini libero di poter colpire dalla media. Intanto mi sembra che Piombino con Fontana abbia colpito bene anche dalla lunga. Infatti Piombino si porta a 7, la blue card è ferma a 0 dopo 7 minuti e 15. Riceve Tempestini, Chiriatti chiuso, non va, ancora Chiriatti fuori per Tempestini, 11 secondi da giocare, palla per Bertolini sul passaggio filtrante di Tempestini e realizza i primi due punti la blue card. Etrusca blue card 2, Solbart Piombino 7. Procacci per Fontana, palla per Persico, scarico per Pedroni, tiro di Pedroni dalla distanza, non va, la palla si perde sul fondo, la rimessa è di Fontana. Fontana per Procacci supera Chiriatti facilmente e sbatte nella palla sul ferro, conquista la sfera Nasello, riceve Zita in tutta velocità, Zita scarica per Tempestini libero, ferro pieno, Nasello smanaccia, la palla va a mano a Chiriatti, ancora Nasello, Zita per Bertolini, ancora Tempestini, c'è un fallo. Sì, un fallo di Malbasa, dove però queste azioni, mi sembra, Gianni, ora chiedo anche il tuo conforto, mi sembra che tra spaziature, posizioni, cambi, mi sembra ci sia molta confusione. Sì, parecchia, però ci sto guardando ora, dai primi 3 minuti di partita, si sta un po' riquadrando la squadra dell'Etrusca, perché stanno girando di più la palla. Vero. All'inizio no, ora invece girano di più la palla e trovano più anche la via del canestro. In questo caso abbiamo visto che Nasera ha tirato praticamente libero e questo è confortante. Intanto Bertolini realizza un canestro, porta la blue card a 4, Piombino è ferma a 7. Fase offensiva, Persico nel pitturato, scarica per Fontana da 3 e realizza 2 su 2 da 3 per Fontana. Etrusca blue card 4, Piombino 10. Tempestini, Nasello, ancora Tempestini, palla filtrante per Chiriatti, gli sfugge la palla di mano, la palla si perde sul fondo. 5-18 da giocare per questa prima frazione. Alla rimessa Fontana per Procacci, Zita. Si va a cercare un bel fallo, Procacci che in questo momento è il motore trainante del Piombino, con un Fontana a cecchino, ma è Procacci che sta dando i ritmi alla squadra e in questo momento anche alla partita. Gianni parlava prima di circolazione, non solo circolazione perimetrale buona, ma anche molto veloce rispetto alle ultime uscite. Sì, è vero, molto molto veloce. Loro, da quello che ho visto, stanno cercando di scardinare la parte della difesa della blue card con i tiri da fuori, e ci stanno riuscendo, perché per ora hanno fatto un 3 su 3 da fuori, e questo la dice molto lunga. Bisogna cercare di limitare molto molto questi tiri. Intanto Procacci, come diceva Gianni, realizza una tripla. Tempestini, Giacomelli, Bertolini, che non si gira, è rimasto fermo pensando ci fosse l'aiuto probabilmente, ma sono in 5. Ancora Bertolini, ferro, la palla va in mano a Fontana. Buona difesa comunque quella di Piombino per ora, hanno fatto forse un paio di errori, non di più. Etrusca ferma a 4, Piombino a 13. Procacci si butta nel pitturato, c'è ancora un fallo di passi di Procacci e la possesso palla torna all'Etrusca blue card Saminiato. Tempestini alla rimessa, riceve Zita di fronte a sé, Pedroni lo supera, scarica per Giacomelli, ferro di Giacomelli, sfera che va in mano a Malbasa. Malbasa, Dorde Malbasa.
Malbasa fino in fondo, scarica per Pedroni, tutto solo da tre, ferro pieno. E la primo errore dal perimetro, se non mi sbaglio. Primo errore. E ora c'è sfondamento di Giacomelli. Si ha travolto Pedroni che stava prendendo posizione e l'arbitro logicamente l'ha punito. È entrato Seba al posto di Nasello. Sì, c'è stata una sostituzione in precedenza, è entrato Perin e è uscito Nasello. Più che 13 punti di Piombino, Gianni, che ci possono stare con dei bei tiri da 3 punti, sono i 4 punti di San Miniato che non tornano. Siamo soltanto all'inizio comunque. Pedroni, ecco. Si fa soffiare la palla da Giacomelli, canestro! Fallo di Pedroni, considerato intenzionale, antisportivo. Anche perché forse ce n'era uno prima a metà campo che... Sì, assolutamente. Bravo Giacomelli che si è fatto perdonare immediatamente il fallo in attacco precedente, segno di una bella personalità, assolutamente. Intanto nelle file della Piombina era entrato Iardella in precedenza a posto di Procacci, ora esce Pedroni e rientra Procacci. Giacomelli realizza il tiro libero, porta la Blue Card a 7, rimessa per le file dell'Etrusca Blue Card che verrà eseguita da Tempestini per Zita. Giacomelli dalla distanza, ferro, la palla viene recuperata da Iardella. Buono il tiro di preso bene il tiro di Giacomelli, anche se non è entrato. Continua il gioco con due playmaker più un Perin a questo punto in posizione. Sbaglia fallo e fa canestro. Sbaglia Fontana, ripiglia la palla Fontana e realizza canestro e subisce il fallo. Non ci stava il fatto che riprendesse la palla Fontana. Perin si è fatto beffare. Bertolini. Dato fallo a Bertolini. Esce Zita, entra Benitez. Sì, in questi casi siamo sempre lì col solito discorso, il tiro canestro valido e il fallo, questo non deve succedere. Te tiri, io non ti faccio far canestro e faccio fallo. Poi si va alla lotteria dei tiri liberi, in questo caso è un tiro da 3 punti. Perin per Tempestini. Giacomelli, Perin, ancora Giacomelli. Tempestini, Benitez fino in fondo, recupera Bertolini, ferro Perin, ma la palla va in mano a Persico. 2:49 da giocare, Etrusca Blue Card 7, Solbat Piombino 16, Procacci porta la sfera nella metà campo, riceve Persico. Si gira Persico e realizza un canestro. Bel lavoro sul piede perno di Persico, cosa non facile, anche se Barsotti chiede qualcosa, maggiore attenzione agli arbitri al riguardo. E comunque Barsotti deve richiamare i suoi perché anche se il gioco sta velocizzandosi in attacco, però mancanza di precisione. Anche l'ultimo tiro di Bertolini molto bello, spettacolare, ma molto difficile, con alta percentuale di rischi. Sì, io sto guardando più che altro la difesa di Piombino, sta facendo una difesa sporca ma giusta, e anche l'equilibrio dei falli si nota anche su questo, e riuscendo sempre a tagliare, a chiudere quelle che sono anche le penetrazioni. Nel caso di Benizzi, se l'abbiamo visto ora nella penultima azione, riesce sempre a chiudere e a fare, diciamo, barriera davanti al proprio canestro. Bravo Piombino per ora. Sì, bravo Piombino che sta approfittando di una ormai un po' storica abulia del tiro da fuori di San Miniato, già da qualche partita, salvo degli sprazzi in alcuni frangenti, ma questo, come si sta vedendo anche in questa partita, è una delle armi più importanti per scardinare le difese magari che intasano l'area, e qui Piombino sta avendo facile gioco su questo. Sicuramente sì, lo ripeto, però lo sta facendo bene.
Non vorrei sbagliare, ho visto entrare Bianchi a Piombino, nel Piombino. Sì, è entrato Bianchi, Camillo Bianchi. Ora Iardella soffia la palla a Benitez. No, fallo? Fallo, ha sì. Messo la mano sulla sfera. Sì, Benitez non protesta, per cui aver preso anche un bel po' di mano. Però... E Bianchi è entrato al posto di Malbasa. Malbasa. Qualcuno sa dirmi l'origine? No, ecco, io francamente no. Due tiri da lunetta per Iardella a 2:20 al termine di questa prima frazione. Palla persa a metà campo da Benitez, che probabilmente concentrato sul tipo di gioco da fare non ha protetto a dovere. Tanto mi sembra che la precisione di Piombino si veda anche in questi frangenti. Non hanno sbagliato un tiro libero. Ecco. Malbasa è origine serbe, però serbe, cresciuto serbe. In Italia come cestisticamente. Sì, sì, era l'etimologia del nome, diciamo, la provenienza, pardon, del nome, che era interessante. Benitez ha sempre di fronte a sé Iardella. Tempestini azzarda il tiro da tre, poi si ferma. Arresto tiro, sbatte sul ferro. La palla non va, la sfera non entra. Procacci. 1:54 al termine. Riceve Persico, sporca la traiettoria. Ottimo lavoro di Nasello. Fontana alla rimessa, riceve Camillo Bianchi, ancora Fontana. Iardella che tira da casa sua, vedo. La palla sbatte sul ferro, poi c'è un palla mia, palla tua fra Persico e Giacomelli, la sfera esce. Chiamate ora dall'arbitro assistente per l'asciugatura del campo. Sì. Persico che è molto mobile nonostante l'altezza, mi pare, perché si sta facendo valere bene lì sotto. Saminato sta provando almeno per la prima volta una zona, una 2-3 che poi si trasforma in 3-2 per vedere di limitare più che altro la palla sotto canestro, cercare di avere più facilità anche sui rimbalzi. Esce Fontana, entra Guerrieri nelle file di Piombino. Tempestini, arresto tiro di Tempestini e ferro nuovamente. Questo è un tiro classico di Tempestini che normalmente entra. Si vede che probabilmente c'è da riprendere le misure al campo di casa, perché oggi effettivamente non solo Tempestini, stiamo parlando di tutta la squadra, non c'è tanta precisione al tiro. Persico riceve sotto le plance. Lotta con Giacomelli, recupera Nasello per Giacomelli. Bravissimo. Benitez, Tempestini, Nasello, e canestro di Nasello, finalmente la blu carta va a 9, ma quanta fatica, Piombino è fermo a 20, 44 secondi al termine, Procacci in posta per i suoi. Riceve Iardella, ancora Procacci, Persico, Iardella, Nasello sporca la traiettoria, finiscono i 24 secondi, possesso palla per l'Etrusca Blucher. Esce Tempestini e rientra Zita. E qui dobbiamo fare un applauso alla difesa di Samignato. No, esce Nasello. Esce Nasello che ha fatto un bellissimo movimento da centro puro nel pitturato di Piombino. Sinceramente era un po' che si voleva vedere quel tipo di movimento. Bravo Nasello. Che non ha fatto prima Bertolini. Bertolini sappiamo che è un centro strano, gioca più da 3 che non da 4 o 5. Tempestini si butta nel... Si va a prendere un fallo d'esperienza, diciamo, via, si dice così. 6 secondi al termine di questa prima frazione con il possesso palla nelle file dell'Etrusca Blucart e Perin alla rimessa. Riceve Tempestini, Giacomelli da 3, corto! Era un passaggio a Perin.
Finisce qui la prima frazione, Etrusca Blucart 9, Solbat Piombino 20, e anche questa partita la vedo tutta in salita. Tutta in salita perché la capacità autolesionista di San Miniato, soprattutto nei primi tempi, mi pare che ormai sia consolidata. Anche se, come si diceva e si notava con Gianni, nella prima parte si è cercato da parte di San Miniato un movimento palla perimetrale decisamente più veloce e rapido. È mancata la precisione, non è mancato il gioco costruito. Mentre invece il break Spionino l'ha fatto probabilmente con una maggiore serenità nel tiro, che ha creato poi il divario. Sono 11 punti, teniamo conto che mi pare 4 triple andate a segno, e questo significa molto. Nessuna tripla da parte di San Miniato, con qualche tentativo più che valido. Gianni? Sì, tutti i tiri presi regolarmente, in particolare del tiro classico del Tempestini, la rese tiro che diciamo solitamente è il suo cavallo di battaglia, chiamiamolo così, ma anche gli altri tiri del Giacomelli che hanno tirato da fuori, hanno tirato liberi, cioè tiri che erano da prendere. Purtroppo per ora la palla dentro non ci va. Guardiamo nel secondo quattempino cosa succede. Ma una caratteristica di San Miniato non era una grande difesa? Sì, ma non sta giocando male in difesa. E sono precisi i piombinesi, però che è una cosa un po' diversa. Però se prendi 20 punti la difesa... No, non sono... Se Piombino sta facendo un gioco molto, molto positivo di con Procacci, che ripeto, l'avevo già detto prima, ha dettato i ritmi. Poi sono bastate due triple, una di Pedroni e una di Fontana all'inizio, per mettere in allarme San Miniato. Non è che la difesa, a mio parere, abbia demeritato, o quantomeno non è stata eccezionale, ma non ha demeritato. Piombino ha fatto un gioco di penetra e scarica che ha liberato dei tiratori che in questo caso si sono rivelati precisi. Mentre invece, quando hanno provato a entrare in area, anche il gioco di Persico, Malbase, tutto, hanno trovato un muro che ha impedito loro di segnare da sotto. Via, partenza, riparte la seconda frazione, la Etrusca Blucart si schiera con Perin, Giacomelli, Zita, Naselle e Benitez, la Solbat Piombino risponde con Procacci, Iardella, Guerrieri, Bianchi e Malbasa. Passi non fischiati, direi. Tiro di Iardella dalla distanza, la palla non va. Benitez per Perin era distratto, comunque riesce a trattenere la palla in gioco, riceve Nasello scarica per Benitez da 3, canestro, esatto, di Benitez. La Blucart va a 12, 9-17 da giocare per questa seconda frazione. Procacci porta sulla sfera di fronte a sé Perin. Procacci scarica per Malbasa, si fa largo Malbasa, sbaglia il tiro. Tra l'altro questo è il secondo errore di Malbasa nella stessa maniera, cioè che non dà uguale, è vero, uguale, vero, sì. vero. Stavo notando da sotto e ha tirato nel solito modo. Su questa palla sono molto dubbioso, perché Giacomelli era riuscito a buttarla sui piedi del giocatore di Piombino, l'arbitro ha visto Giacomelli per terra e ha fischiato sì, al contrario. Mentre invece quello che Gianni, è vero che ha sbagliato due volte nella stessa maniera, ma due volte è andato sotto nella stessa maniera, non c'era l'aiuto dalla parte, no, dalla parte dal lato debole, diciamo. Sì. È questa la difesa che forse Angelo stava sottolineando prima. E eccolo là, Guerrieri per Procacci dalla distanza porta la Solbad a 23. Zita per Giacomelli, ferro di Giacomelli, traiettoria sporcata da Guerrieri, la palla si perde sul fondo, rimessa per le file dell'Etrusca Blucart. Giacomelli fa bene a tirare, lui è uno dei tiratori deputati, se anche non entra deve comunque andare a trovare fiducia e prendere bene i ritmi. Bella azione di Benitez che riesce a liberare Giacomelli all'interno del pitturato, e qui risiamo come quello si diceva prima, e la palla non entra. Ora non diamo la croce addosso a chi ha sbagliato, è una
situazione, è un dato di fatto che in questo momento San Miniato sta anche pagando numericamente. Bravo Giacomelli a infilare il tiro libero. Giacomelli fa 2 su 2, porta l'Etrusca Blucat a 14. La Solbat è ferma a 23, 8:37 da giocare. Iardella per Bianchi. Bianchi supera la metà campo, riceve Iardella. Iardella per Bianchi, ancora scarica per Malbasa. Scarica fuori. E finiscono i 24 secondi. Perin alla sfera in mano, Benitez, Nasello ancora per Benitez, la sfera cade addosso a Nasello, ma gioco della sorte, finisce nelle mani di Giardella. Intanto pronto alla sostituzione, Pedroni rientrerà in campo. Procacci riceve la sfera, porta a spasso Nasello, scarica per Malbasa, ma arriva Zita. Buon anticipo di Zita. E porta la sfera fuori. Con 6 secondi sul tabellone per Piombino, esce Iardella, rientra Pedroni. Alla rimessa proprio il nuovo entrato Pedroni. Riceve Procacci. Fallo di Zita sull'entrata di Procacci, probabilmente ha abbassato le mani l'arbitro. Mi pare che per tutto l'incontro abbiano punito questo tipo di intervento. Sì. Esce Zita, rientra Tempestini. Secondo fallo di Zita, rientra Tempestini. Però se avete notato, è già la seconda volta che il Piombino perde palla dei 24 secondi, cioè vuol dire che la difesa Blucart si è un po' più stabilizzata, questo tipo di zona che sta facendo mescolata, diciamo, sta dando i suoi frutti. Cercano più il tiro da sotto, ma da sotto non riescono, come diceva prima Luigi, trovano più un muro rispetto ai tiri da fuori. I tiri da fuori sono quelli molto più pericolosi. Questa, a mio parere, Gianni, è anche la caratteristica di avere in campo un uomo come Perin, che all'occorrenza può fare la guardia, può fare il 3, ma anche la fisicità per poter stare dentro con i lunghi a sopperire, e questo è importantissimo, un giocatore che è strategicamente importante. Questo è un fallo e fra l'altro intenzionale, viene dato anche fallo intenzionale, quindi sì. Bel movimento di Nasello, che oggi ci sta facendo vedere numeri da scuola da centro, direi, perché ce l'ha sempre avuti, oggi ce li sta facendo vedere. Fallo al numero 5 Guerrieri, primo fallo per lui, Nasello in lunetta e possesso palla per dell'Etrusca. Beh, normalmente conciliabolo fra l'allenatore di Piombino e l'arbitro, giustamente, secondo fallo intenzionale, anche per capire quale deve essere la linea di condotta dei suoi ragazzi. Nasello realizza dalla lunetta, porta l'Etrusca Blucart a 17. Alla rimessa è Pedroni. No, alla rimessa sì, Pedroni, Benitez. Andava su Benitez. Perin, Nasello, Bertolini riceve in questo momento, ancora Nasello. Azzarda il tiro da tre, possiede la sfera a Benitez. Per Tempestini, rotazione, Nasello, si gira Nasello e canestro di Nasello. E Nasello oggi sta veramente sugli scudi, sta facendo vedere che cosa significa giocare in post basso. Direi che è il terzo movimento che fa lì sotto, due entrati, uno no, ma ha preso fallo, insomma... Oggi è il lottatore di turno. Più che il lottatore, è il primo centro, cioè è il primo giocatore che fa movimenti al centro puro che sto vedendo a San Miniato da un po' di tempo.
Etrusca Bluecard 19, Solbat Piombino 25, restano da giocare per questa seconda frazione 6:59. Falli di squadra 1 la Bluecard, 2 il Piombino. Gianni. Sì, bravo Nasello, perché si è accorto che sotto canestro Piombino, con la stazza che ha lui, riesce a passare, riesce a entrare sotto e a poter tirare. È già la seconda volta che tenta un tiro del genere, la prima volta non gli è riuscito per poco e questa volta invece ha fatto canestro, perché ha un buon movimento che lui sa fare sulla linea di fondo. Bravo, bravo Nasello. Intanto nelle file dell'Etrusca esce Benitez ed entra Neri, mentre nella Solbat Piombino Procacci va alla rimessa, riceve Guerrieri, scarica per Bianchi. Bianchi cede la sfera a Procacci, ancora per Iardella, tutto solo da tre, canestro di Iardella. Errore di comunicazione fra Bertolini e Perin. Credo che però da vedere i labiali dalla panchina l'errore sia di Bertolini. Sì, ma al di là di chi sia l'errore c'è stata mancanza di comunicazione. E qui Guerrieri se la deve rivedere con Nasello, che però Perin, scarica. Perin. Pedroni da tre, Ferro conquista la sfera a Nasello per Tempestini, ancora Nasello, Bertolini, Tempestini, Perin, da tre Perin, Ferro e la sfera va a mano a Guerrieri. 5:50 da giocare. In precisione al tiro nelle file dell'Etrusca Bluecard. Sì, ma un'intensità di gioco che si è notevolmente alzata e probabilmente a vantaggio di San Miniato. Qui ci sono passi abbastanza clamorosi. Bertolini con l'aiuto di Neri porta anche via qui la sfera. Tempestini da tre e la Bluecard va a 22, la Solbat ferma a 28, 5:20, riceve in questo momento Pedroni. Balcanese Tempestini con sospetto sull'arresto, sinceramente. Pedroni si aiuta con i bracci, cede a Procacci la sfera. Procacci, bravissimo, per Guerrieri, Ferro, arriva Malbasa, recupera, cede a Iardella. E c'è il fallo di Perin. Fallo di Perin. Due tiri dalla lunetta per Camillo Bianchi. Doppia sostituzione nelle file di Piombino. Esce Malbasa, esce Procacci, entra Fontana e Persico. Quindi un minimo di velocità in meno, un po' più di fisicità e soprattutto tiro, anche se Procacci non è che si è fatto tanto pregare quando si è trattato di tirare, Gianni. Buono il primo di Bianchi. E buono anche il secondo. La Piombino si porta a 30, la Bluecard è ferma a 22. Tempestini riceve Bertolini in questo momento, lascia la sfera a Perin per Nasello. Neri sulla linea di fondo, scarica per Bertolini, 4, 3 e non va. Tutti passaggi passivi, non c'è mai stato avvicinamento al canestro. Penso che Barsotti stia cominciando a studiare schemi diversi, perché così non riescono ad avere vantaggio. Pedroni ruba la sfera, Tempestini forse la porta fuori per un attimo. Intanto rientra Iardella, esce Guerrieri. Piombino soffre l'aggressività sui portatori di palla di San Miniato. Sembrano quasi sorpresi che l'arbitro non fischi dei falli, ma per il loro bene è meglio s'abituino, perché questo è il livello di questa Serie B. L'abbiamo visto anche con altre squadre. Riceve Pedroni,
per Persico, Bianchi. Fallo di Tempestini. Fallo di Tempestini su Bianchi. Doppia sostituzione anche nelle file della Etrusca Blue Card. Entra Giacomelli, entra Chiriatti, escono Perin e Nasella. Sì, perché ho detto prima che Bertolini è un lungo atipico perché gioca quasi più da tre, ma in difesa si fa sentire con i giocatori, con gli avversari più alti e più grossi. Infatti ora anche Persico ha avuto il suo ben da fare contro Bob Bertolini. Riceve Iardella da Fontana. Fontana recupera la sfera Persico. C'è il fallo ancora di Tempestini. Sì, perché Giacomelli, o meglio, è stato più Persico, molto bravo a prendere posizione e fare un taglia fuori in attacco su Giacomelli. Altra girandolina di costruzione. Esce Tempestini, rientra Zita a 3.59 con Persico e Lunetta per due tiri liberi. Momento cruciale della partita perché qui si stanno giocando le inerzie. Chi la prende in questo finale di primo tempo potrebbe avere un grosso vantaggio nella ripresa dopo l'intervallo lungo. E i due allenatori lo sanno bene, sono abbastanza in fibrillazione. Due errori. Persico fa 0 su 2 alla Lunetta. Punteggio rimane invariato. Neri, Bertolini, Zita riceve Neri, ancora Zita fa un passaggio, recupera Neri, Zita ancora, Giacomelli, Neri fuori per Chiriatti, Bertolini, canestro di Bertolini dopo suspense infinito con questa sfera, sì, che scappava da tutte le parti. Gli arbitri non hanno considerato fallo di inversione di campo e, sinceramente sto con gli arbitri oddio, un po' di parte sicuramente, ma anche perché non saprei che cosa dire sull'azione, dovrei rivederla con attenzione. Tiro dalla distanza di Bianchi, sbatte sulle plance, recupera Bertolini, Giacomelli, ferro, la sfera va fuori. Molto bravo Neri. Però su pressione di Neri, Iardella porta la sfera fuori. Esce Neri, rientra Benitez. 2.54 da giocare per questa seconda frazione. Etrusca Blue Card 24, Solbat Piombino 30, Zita la rimessa. Benitez, Bertolini, Zita. Riceve Giacomelli, ancora Zita, arresta e tiro, la sfera cade in mano a Iardella, un tiro che aveva poca forza. Iardella per Persico, scambia Pedroni tutto solo da tre, canestro, e c'è un fallo del 8. Fallo in attacco? Fallo in attacco di Persico. Fallo in attacco di Persico. Cioè, allora, tre punti convalidati e fallo in attacco di Persico. Esatto. Quindi si riprenderà dal fondo, spiegazione all'allenatore, ad Andreazza. Ah no. Gli sta semplicemente dicendo al secondo e gli altri collaboratori di stare a sedere. Ma mi sembra che il comportamento della panchina di Piombino sia nelle regole e nella normalità di una partita sentita. Benitez alla rimessa, riceve Giacomelli. Ancora Benitez. Zita voleva la palla veloce, non gli arriva solo ora, la scambia con Bertolini, Giacomelli. Ancora Zita, arresto, tiro di Zita, ferro pieno, la palla va in mano a Persico. Fontana, Iardella, 2-0-3 da giocare. 8 secondi per passare la metà campo. Recuperano il possesso palla i ragazzi di Saminiato.
a 2-0-1 al termine di questa seconda frazione. Chiriatti che rimette per Giacomelli. Riceve Benitez per Bertolini, canestro di Bertolini dalla distanza. La blue card giunge a 27. La solita altanella fra 6 e 9 di distacco, e qui si buttano tutti sulla palla ammucchiata. Il possesso arriva a mano a Saminiato. Esce Pedroni, entra nuovamente Procacci. E qui si è rivisto il Benitez, Arsenio Lupin, comunque un autentico veleno quando si tratta di andare a prendere palle sporche. Con l'aiuto di Giacomelli sono riusciti a riprendere il possesso di questa azione, di questa palla. Esce anche Zita e rientra Neri. Benitez non è nuovo a queste incursioni, l'abbiamo visto anche sotto le plance, nonostante la non elevata altezza, riuscire a recuperare dei palloni importanti. Piombino lo vedo un attimo perplesso, ma comunque riesce a mantenere sempre il vantaggio di sicurezza su San Miniato. Benitez dalla distanza, Ferro, la sfera cade in mano a Iardella, che lascia Procacci scarica per Iardella, Bianchi, ancora Iardella, si butta, passi, no, viene dato un fallo credo a Benitez, no, al 24, a Neri, non riuscivo a capire dalla gestualità dell'arbitro, mi sembrava Benitez, invece dato fallo a Neri. Intanto esce Persico, rientra Malbasa. Due tiri per Iardella dalla lunetta, 1-0-7 al termine. Buono il primo con l'aiuto del Ferro. Buono anche il secondo, Bertolini alla rimessa, riceve Neri, Benitez, blue card 27, Piombino 35. Zona per Piombino. Benitez, Giacomelli, Bertolini, Neri. Troppo lenta la velocità del pallone. Chiriatti. Bravo Chiriatti, che si va a prendere un fallo da Fontana. Rimessa, sarà solo rimessa però per le file dell'Etrusca Blue Card. Piombino aveva sempre un fallo da spendere prima del bonus e l'ha sfruttato a dovere. 14 secondi contro almeno, eccoci. Neri, Giacomelli, canestro facile. Dormita colossale della difesa di Piombino. E prontamente c'è un time out chiesto dalle file della Solbat Piombino. Etrusca Blue Card 29, Solbat Piombino 35, 6 punti che ballano da tempo, 43 secondi al termine di questa seconda frazione. Se andiamo a vedere, il primo tempino è finito con Piombino a 20 e la Blue Card a 9, ora siamo 35-29, i punti, il divario si è notevolmente accorciato in virtù a una buona difesa, come diceva anche Luigi prima, della Blue Card, perché anche in questo caso c'è stato un 8 secondi di infrazione per Piombino, vuol dire buona difesa e raddoppi della Blue Card per non far passare la metà campo, e questo dovrebbe portare piano piano, mattoncino su mattoncino, a arrivare a poter sorpassare la Solbat Piombino. Piombino ha avuto un attimo di perplessità, di sbandamento. Così, di sbandamento, ma grande merito di aver mantenuto il divario con l'avversaria. Qualche problema di comunicazione soprattutto sui cambi delle formazioni difensive fatte da coach Andreazza, si è visto prima Procacci e Bianchi che stavano discutendo sulle posizioni con la dormita generale che si sono fatti sulla rimessa precedente. Piombino è una squadra che naturalmente c'è poco da fidarsi, ha ottimi giocatori, lo sta dimostrando,
e comunque l'inerzia della partita non è ancora stata presa da nessuna delle due squadre. Procacci ha 10 secondi da gestire per la Solbat, si butta nel pitturato, va fino in fondo, fa un bel canestro. Fotocopia del primo canestro fatto in partita da Procacci, è identico. 16 secondi da giocare per l'Etrusca, Nasello, Benitez, 9, Neri, ancora Benitez, passaggio per Fontana, finisce qui la seconda frazione. Etrusca Blucart 29, Solbat Piombino 37. È una seconda frazione che ha visto lottare i ragazzi di Saminato, però hanno solo recuperato 3 punti dallo svantaggio della prima frazione. Sì, 3 punti. Gianni, ti cedo immediatamente la parola per sottolineare soltanto una cosa. Hanno provato 3 tipi diversi di attacco. In difesa hanno rimesso le cose a posto, contestando di più tiri da fuori e intasando l'area. In attacco poche idee, confuse. Una ha funzionato, palla a Nasello dentro dopo buoni cambi difensivi. Per il resto ancora da vedere. Sì, c'è un po' di difficoltà ancora per quanto riguarda l'attacco, anche perché i tiri che si sono cercati, come dicevate prima anche te Luigi, il merito della Blucart sono i tiri da fuori, e questa sera invece non abbiamo avuto le percentuali che naturalmente abbiamo, in particolare da Giacomelli. Però diciamo che tutto quello che sta facendo la Blucart ora in difesa se lo ritrova poi anche in attacco, perché anche Piombino, come avevate detto prima, ha avuto un momento di sbandamento, non riusciva a trovare il bandolo della matassa, e sono stati quei canestri che abbiamo fatto anche ultimamente con Giacomelli da sotto su una rimessa che una squadra di Serie B non deve prendere. Bene, linea alla regia per l'intervallo lungo. Buonasera, riprendiamo qui la linea dal Pala Fontevivo per questa terza e quarta frazione fra l'Etrusca Blucart, Solbat e Piombino. Attualmente la partita è ferma sul punteggio di Etrusca Blucart 29, Solbat e Piombino 37. Le rispettivi coach Barzotti per le file dell'Etrusca Blucart e Andreazza per le file della Solbat e Piombino stanno dando le ultime indicazioni ai propri ragazzi prima di dare avvio a questa terza frazione di gara. Per le file dell'Etrusca Blucart i ragazzi che scendono sul parquet sono col numero 2 Tempestini, numero 7 Nasello, numero 9 Bertolini, numero 6 Zita e numero 66 Andrea Chiriatti. La Solbat Piombino invece scende sul parquet con il numero 9 Malbasa, 6 Procacci, 41 Edoardo Fontana, numero 3 Edoardo Pedroni e il numero 8 Edoardo Persico. Alla rimessa Fontana per la Solbat Piombino. Partenza, iniziata la terza frazione, riceve Procacci, Procacci supera Zita, Zita rinviene, riceve Malbasa, Persico, ancora Fontana, Fontana entra, la sfera sbatte sui ferri ma non va, Zita per Bertolini, Tempestini per Bertolini nuovamente, ferro di Bertolini,
arriva Nasello, non va, la sfera viene conquistata da Malbasa. Pedroni, Malbasa, Persico, Fontana, Malbasa di fronte a Secchiriatti, c'è fallo di Chiriatti. Rimessa in fondo per la Solbatte Piombino, alla rimessa Fontana. Riceve Pedroni. Pedroni per Procacci, Procacci si butta nel pittorato, fa un passaggio in profondità per Malbasa, però i due non si intendono, la palla si perde sul fondo. Mi sembra che l'inizio della partita ricalchi un po' i primi tempi. Sono ancora alla ricerca del Sacro Graal entrambe le squadre. Tempestini in difesa su Malbasa è stato encomiabile, Malbasa ha perso un attimo l'equilibrio e appunto è stato buono. E qui la differenza di esperienza fra Zita e Pedroni si vede, nonostante Pedroni, che è un giovanissimo, ma di partite ne ha fatte, e qui Zita si è andato a prendere un fallo d'esperienza. Chiriatti alla rimessa, riceve Bertolini, ancora Chiriatti, Nasello. Ecco che si ripropone la situazione che abbiamo visto anche bene, bravo Nasello, va bene. Sbaglia il Bertolini il tiro da due, era tutto solo, tutto libero. Comunque è una situazione quella in post basso di Nasello che sta dando dei frutti, anche se qui non è riuscito ad andare a canestro, ma ha liberato bene Bertolini, poi l'errore al tiro, ma ci può stare. Ottima la gestione per ora di Nasello. Zita scambia con Bertolini, ancora Zita, Nasello, Chiriatti, Bertolini. Bravi. Bertolini, Zita, Tempestini, Ferro, e la sfera non va. Forse la più bella azione, Gianni, di tutta la partita di San Miniato. Sì, è vero, hanno girato la palla molto bene, hanno sfruttato gli angoli per ritornare poi sul centro con la palla da Tempestini, che era proprio d'oro, libero, purtroppo non è entrato. Intanto un tiro da tre di Malbasa, si perde sul fondo. Tempestini alla rimessa, 7:35, 29:37, entrambe le squadre non hanno fatto un canestro. Sì, ma segni di ripresa e di dinamismo da parte di San Miniato, e soprattutto delle guardie che prima non collegati. Ecco Chiriatti. Buon lavoro fatto dalle guardie, bene la liberazione dell'uomo nell'angolo, più che nell'angolo, insomma sul perimetro. Tempestini sta facendo una gran corsa, sta lavorando tantissimo, bravissimo. Procacci da una parte, Nasello dall'altra, MVP indiscussi della partita. Un'altra volta che Procacci brucia sul tempio Bertolini. Sì, anche perché ha un primo passo pazzesco. Nasello. Un po' indeciso su cosa fare, giustamente. Tempestini da tre! E la blu carte va a 35, Piombino a 39. Tempestini mi sembra entrato con altro piglio. Direi. Procacci. Persico, ancora Procacci, Nasello e Malbasa stanno facendo amicizia. Pedroni scarica per Persico, Ferro, la sfera va a Tempestini. Zita, Zita, peccato, sbatte, peccato, contro un muro. Sì, ha provato a incunearsi, aveva anche una bella idea, non ha avuto lo spazio per girare bene il polso verso l'angolo, ma e questo è un tipo di gioco che Zita sicuramente, con cui Zita sicuramente crea del vantaggio, ma ancora più importante, sì, Gianni, è proprio le letture che prima hanno fatto sia lui che in Tempestini. Sì, è vero, perché Zita
ha la grande caratteristica di essere molto veloce, incuneandosi nella difesa si porta sempre dietro due uomini, sempre. E naturalmente l'aiuto più veloce qual è? Quello che è sulla guardia esterna, e logicamente lui stava per dare la palla a Chiriatti perché il Chiriatti era libero, non c'era nessuno davanti. Sì sì, assolutamente, qui c'è un fallo di Tempestini. Su Pedroni, che gli ha restituito il favore. No, terzo fallo di Tempestini, infatti rientra come immaginavo Perin per andare anche a tenere un Procacci che è vero che Zita è veloce, ma Procacci ha un primo passo leggendario, direi assolutamente potente e rapido. Fontana bello, si fa largo molto bene, tecnicamente ben fatto, e Piombino torna più 6, 41, la blue card è ferma a 35. Perin, Zita, Bertolini, Zita, scarica per Chiriatti, tiro di Chiriatti, ferro. C'è stato qualcosa, credo, fra Procacci e Zita, però non l'ho visto. Infatti si spiegano immediatamente, anche perché sembrano... Fallo di Procacci su Zita? Sì, secondo fallo di Procacci. Anche perché la partita, al di là dell'agonismo, sembra estremamente corretta da entrambe le parti. Poi ovvio, non è che qualcuno tira indietro il corpo nel contrasto, soltanto nell'angolo siamo abbastanza coperti dal... Sì, no, siamo coperti dalla tribuna, non si è visto, io ho visto solo... Sì, ma immediatamente... Non l'ho visto nemmeno io, ho visto solamente Zita in terra, però non ho visto, il fallo non l'ho visto. Sì, comunque ci sono dei duelli rusticani notevoli sotto i tavelloni, come giusto che sia una bella partita come questa, perché sta diventando bella, almeno dal punto di vista agonistico è sicuramente una bella partita. Tecnicamente aspettiamo che cresca ulteriormente. Consulto al tavolo, ecco, ok, tutto pronto per la ripresa, Perin alla rimessa. Riceve Bertolini, scambia con Zita. Nasello, Chiriatti. Zita, Nasello si fa largo e Nasello fa un bel canestro. Etrusca Blue Card 37, Sol batte Piombino 41, 5-0-5 da giocare per questa terza frazione di gioco. Procacci per Pedroni per Fontana, fallo di Bertolini sul Persico, secondo fallo. Sì, si spingevano, si prendevano posizione entrambe, l'errore di Bob probabilmente è stato quello di allungare le braccia, e Persico ha fatto notare la cosa e si è fatto dare un buon fallo per Piombino. Comunque, al di là dei falli fischiati, qui la partita sta incominciando a entrare e là. Bel canestro di Persico. Sì, molto bello. Capovolgimento di fronte, Zita, Bertolini, Nasello. E ora c'è un nuovo fallo di Pedroni. Ma qui su Chiriatti, quarto fallo di Pedroni. Ho guardato, mi sembra che un non fischio lì sarebbe stato l'ideale. Chiriatti ha preso posizione, Pedroni era lì, non è che poteva. Vabbè. Entra Iardella al posto di Pedroni. Fallo di Giardella, sì, ora su Perin. E questo ci sta tutto. E chi uscirà? Esce Bertolini, entra Giacomelli. Un quintetto di atleti, non che Bertolini non lo sia, ma sono più che altro di gente anche piuttosto tosta. Sì. Di forza anche, perché ora guardiamo su Giacomelli, zita solo da tre, non va, la sfera va in mano a Malbasa, 4-16 da giocare.
di distanze invariate. Iardella bassissimi, niente, questo è un passi grosso come una casa, gli arbitri non capisco perché non lo fischino. Conquista la palla Zita, Giacomelli, ancora Zita da tre tutto solo, la sfera non va, però Malvasa si porta la palla fuori. Sì, e ora siamo ritornati in quella confusione che non fa bene a San Miniato, sinceramente. Anzi, anche questa transizione, ma Gianni, aspetto te, quella transizione a me non è piaciuta. Nemmeno a me, non lo so ora, è un quintetto un po' particolare, come dicevi prima in campo. È un quintetto particolare, ma credo che diciamo a fisicità sia più consono per difendere su quello che sta facendo. Il Diabone era fuori, peccato, bravo. Bella azione, però Giacomelli era rimasto fuori dal campo. Sì, diciamo che non ha avuto la reattività per entrare immediatamente. Ma... bravo Perin, ha insospettato. Ho capito, ma entra nel campo te, poi lascia sta che ti aspetta e non aspetta. Se no, Iardella. Camillo Bianchi, che è entrato in precedenza a posto di Malpasa. Procacci, Iardella, ecco il mismatch che non ci voleva, eccolo là. Deciso. Trova un'autostrada e fa un canestro facile e porta Piombino a più 8. Zita, Nasello tutto solo da 3, non va e la sfera va a mano a Persico. Persico sì, sicuramente a gioco facile in questo momento. Strano, perché con Giacomelli, Nasello e Chiriatti dovrebbe invece avere difficoltà. Si vede che si pensa più a prendere la palla che a prendere posizione. Mentre invece rientra Tempestini e Benitez. Escono Chiriatti e Zita. Abbassa il quintetto Barsotti, perché è anche il quintetto che gli ha dato più soddisfazioni fino adesso. Fontana la rimessa per le file della Solbat. Interessante Benitez sul Procacci. Aia. Persico. Fallissimo. Due tiri per Persico, fallo di Benitez. ...2.51 da giocare per questa terza frazione, Persico in lunetta per due tiri, sbaglia il primo. Però Persico ha fatto vedere ottime cose, ai tiri liberi non è proprio la specialità della casa, direi. E questa volta realizza. E giustamente, se hai risentito delle mie parole, l'ha infilata. Logicamente, bravo Persico. Massimo vantaggio di Piombino dall'inizio di questa terza frazione. Molto fermi. Tempestini riceve in questo momento. Nasello. Perin. Ancora Nasello. Giacomelli. Ripersa palla un'altra volta. Sì, time out doveroso da parte di Barsotti. Saltano un po' di nervi nelle file dell'Etrusca Saminiato, mi dà questa impressione a me da qua su. Ma Gianni, aspetto te. Ho visto un Giacomelli un po' incavolato, perché a 4 secondi dallo scadere del tempo non si può fare un passaggio in fondo, tra l'altro basso, a un giocatore che avrebbe dovuto prendere la palla e tirare subito. E logicamente ora cominciano un po' a incavolarsi anche i giocatori, perché vedono l'andamento della partita. E io credo che non ci stiano proprio a perdere, questo è quello che spero vivamente della reazione del San Miniato. Sicuramente nessuno tende a voler perdere, ci mancherebbe. Lo spero che ci sia una. No, no, come dicevi Gianni, come dicevi te Gianni, ribadivo. Il discorso è che anche lì, se arrivi a 4 secondi con un passaggio del genere, vuol dire che i precedenti 20 qualche cosa deve essere successo. Perché non ci siamo.
E questo è il quintetto che ha dato più soddisfazioni per ora a San Miniato durante la partita. No, è vero, è vero. È vero, c'è è una mancanza di lucidità nella costruzione. Almeno questo è quello che appare dalla tribuna. Poi è evidente che le problematiche le conoscono meglio i ragazzi. Però è quello che si vede. Mentre invece tre cose fatte bene da parte di Piombino e siamo a un più 9, tanto per cambiare. Tanto comunque, il divario è quello. Comunque io a questo punto dico una cosa sola. Stiamo pagando il 20-9 del primo parziale, del primo quarto. Questo è quello, perché guardate il punteggio. Sì, sì, il 20-9 sì. Ha voluto dire molto. Oddio. In tutto, in economia della squadra, in economia fisica, eccetera. Ma vabbè, non pregiudica nulla. Cioè, voglio dire, se te il primo tempo entri in campo pensando a altre cose, o 20-9 o 30-10, poi ti pregiudica la gara. Procacci per Persico si gira, ma c'è fallo ancora di Benitez. Sì, meno evidente, ma probabilmente due tiri tutto. Ancora per Persico. Oddio, problemi non sono in difesa, mi sembra che siano decisamente in attacco. Io confido che San Miniato ritrovi la linea, perché ripeto, come si diceva prima a microfoni spenti, se rimane attaccata con 5, 6, in alcuni casi 9 punti, giocando una partita in attacco inferiore alle aspettative, c'è da sperare che possa recuperare. E infatti rientra il capitano Bertolini, c'è bisogno di lui sicuramente. Rientra Bertolini, a Scenasello, Persico fa 1-2, porta 2-6 la sua statistica personale, Letrusta Blucart è ferma a 37, Piombino a 47, la prima frazione era terminata con uno svantaggio di 11 punti, siamo a 10 e non si vede soluzioni alternative in attacco. Tempestini fino in fondo, bravo Tempestini, realizza un bel canestro. Cose semplici. Ma proficue. Iardella porta in su la palla per i suoi, cede la sfera a Camillo Bianchi, Persico, buono, Procacci. Buono. E qui Benitez deve stare molto attento. Ecco, Persico riceve. Bravo Giacomelli. Si gira. Beh, quello è quasi fallo, non direi. Fa. Sfera a mano a Tempestini, contropiede. Perin, canestro di Perin. E siamo tornati nuovamente a meno 6, questo meno 6 che balla da troppo tempo. Volevano un passi di Tempestini, ma purtroppo quei passi lì esistevano l'anno scorso, quest'anno non esistono vero, più. Vero. E dovrebbero imparare un po' anche i giocatori a vederlo. Vabbè, comunque questo è un commento mio gratuito. Sì, e questa è la reazione del San Miniato, questa deve essere la reazione del San Miniato. E il quintetto che è in campo con Bertolini e tutti che corrono, deve essere questa la finalizzazione, anche perché un Persico quando è in attacco non ce la fa ritornare in difesa per difendere, è ovvio che non è un brevilineo, e questo è l'andamento che devono sfruttare nel modo più possibile, cioè cercare di eliminare più possibile il tiro da fuori e andare a cercare più il tiro da sotto. Abbiamo visto un Tempestini che ha dato canestro da sotto. Tempestini non è 2 metri, Molto bene, anche se i prossimi possessi saranno quelli che a mio parere determineranno quello che stiamo dicendo dall'inizio della partita, cioè l'inerzia. Siamo a meno 6 con Piombino che non molla un centimetro e sicuramente qui ora San Miniato deve fare 2 difese favolose come l'ha fatto fino adesso e andare a recuperare, a bruciare quel gap che ancora le manca. Fontana per Iardella, 1-12 al termine di questa terza frazione. Iardella di fronte a Sepperin, riceve Camillo Bianchi per Persico, e Persico ha di fronte a sé Benitez, riesce a fare un canestro facile. Giacomelli, Bertolini, ancora Giacomelli, Tempestini, Benitez, Perin, Bertolini. Bravo Bertolini. Bertolini, ferro, la sfera non va.
Il Iardella però si porta la palla sul fondo, sarà rimessa per le file di Saminato, 14 secondi da giocare, 35 secondi al termine di questa terza frazione. Sì, Benitez si porta anche Iardella perché ha fatto un salto belluino per andare a recuperare la palla. Come si diceva prima, Benitez ce l'ha questi movimenti, ce l'ha questi momenti atletici dove non sembra, insomma, un giocatore che è certamente un batusso. Ha recuperato tanti palloni così, questo è importantissimo, anche perché devono rimediare a un attacco che non è stato eccezionale. Fase di asciugatura per la caduta di Iardella. Anche se Bertolini quel tiro normalmente lo infila con una facilità enorme, l'abbiamo visto tante volte. Ripeto, guardare più alla qualità dell'azione che non alla conclusione, questo c'è un blocco Tempestini, che è tutto un programma. Bertolini, Benitez, Tempestini. Mismatch con Persico. Questa è un'azione. E canestro di Perin. A proposito di fisicità, Procacci ha di fronte a sé Perin. Cede a Fontana. Guerrieri, Ferro. E arriva Camillo Bianchi sulla sirena per il 51-43. E ci sta tutto. Ci sta tutto, nonostante le buone azioni dei ragazzi dell'Etrusca Saminato, però Piombino riesce a mettere ancora la testa avanti e si porta un vantaggio di 8 punti. Gianni. Bravo quel due contropiedi, cioè quel canestro di Tempestini, canestro in contropiede, avesse dato quella svolta, quell'inerzia che si chiedeva, che si voleva. E invece Piombino, come diceva giustamente anche Luigi, non molla mai. Ai telespettatori comunico che Angelo lascia la telecronaca per impegni personali, quindi lascerò questo onore a Luigi e Gianni di proseguire. Questo onere, visto che ci lasci, a dopo. Comunque, continuiamo noi la telecronaca e quindi anche il commento della partita. E come si diceva Gianni, la Samminiato sicuramente deve avere uno scatto d'orgoglio, ma soprattutto riprendere l'inerzia in attacco, quello che diciamo dall'inizio. C'è una mancanza, non so se è una mancanza di personalità, non credo, perché i giocatori di Samminiato sono bravissimi. E diamo anche il giusto merito a Piombino. Piombino non ha mai mollato, mai, e tecnicamente ha fatto vedere anche delle ottime cose, assolutamente. Sì, microfono, perfetto. E ha trovato anche delle soluzioni ottimali per andare al tiro. Sì, sì, assolutamente. E questo è merito a Piombino. Però ora guardiamo se questi pochi secondi che mancano... No, io dico pochi secondi perché non voglio parlare di 10 minuti, certo, dell'ultimo tempino. Questi pochi secondi che rimangono dell'intervallo tra il terzo e il quarto tempo, se è stato il Barsotti, diciamo, mentore di qualcosa di buono per questi ragazzi. Va bene, inizia la partita con Saminiato che va in attacco, gioco sul perimetro con Tempestini che scambia, finta di pick and roll, adesso bellissimo il lob, peccato il lob di Perin per Bob Bertolini che non riesce ad andare a segno. C'era appunto il mismatch sotto canestro fra Bertolini e il suo avversario. Malbasa su, giocano sul perimetro, è bravissimo Benitez per l'ennesima volta ad andare a anticipare. No, questa è tutto un programma. Allora, ottima l'azione di recupero di Benitez, passaggio sbagliato, recupero di Piombino, facile canestro. La mancanza di precisione è stata forse la caratteristica principale di tutta la partita di Samminiato. Ecco Tempestini che sta tirando. Oh. Questo è un canestro da
fuori classe, diciamo. Momento difficile, va a tirare da 8 metri e riesce a segnare. Sì, è vero, perché quella era l'unica soluzione, Tempestini l'ha capito, e appena presa in mano la palla ha tirato il canestro. Non c'era altre soluzioni. Meno 7 a 8.43 dal termine, con Procacci indiscusso il protagonista della partita per Piombino, che scarica una palla al suo compagno Fontana, se non mi sbaglio, perché dimentica, pardon, Guerrieri, che infila una tripla importante. Bertolini che va a liberare Giacomelli, che deve restituire il favore, non ci riesce. Bertolini che riesce quasi a rubare il... Beh, ora la partita si sta facendo... No, questo non l'ho capito. Si sta facendo importante anche sotto il profilo agonistico. C'è un passi non fischiato di Giacomelli che comunque segna. Ora si sta giocando veramente con la forza dei nervi e con la quasi disperazione di San Miniato di volere andare a canestro a tutti i costi. Procacci risuona la carica, ottima palla scaricata per Malbasa e c'è da pulire il campo. E qui Procacci ha fatto vedere tutta la sua bravura, che per tutta la durata della partita, un più 10 a 7.41. Le azioni concentrate di prima, che ci hanno anche messo in difficoltà sotto il profilo del commento, perché ne sono successe di tutte, ha dimostrato quello che abbiamo sottolineato, cioè la grande grinta dei samminiatesi, dell'Etrusca, che hanno giocato di voglia in questo caso più che di lucidità, eh? Però Giacomelli si è andato a prendere un canestro importante. No, è vero, è vero. Tempestini a suonare la carica per San Miniato, fronteggiato da Procacci. Non c'è nessuno benissimo nella lunetta e oggi Bob Bertolini il suo tiro non riesce a segnarlo con continuità. Era preso bene contro la difesa di Piombino. Movimento Malbasa, è di nuovo Procacci che rigioca e va a prendersi una penetrazione che naturalmente San Miniato riesce a fermare. La transizione di Benitez viene fermata col fallo e quindi si va alla rimessa. Non c'è movimento sulla panchina, per ora il quintetto di San Miniato è sempre Tempestini, Benitez, Giacomelli, Nasello, Bertolini. Tempestini ripropone l'azione a 19 secondi dalla fine del punto dell'azione. Ecco il passaggio con il flash di Benitez, tiro dalla lunga di Giacomelli. Oggi non è giornata per nessuno di San Miniato, non c'è nessuno che per ora abbia avuto continuità nel tiro da fuori. Malbasa si fronteggia, bel duello con Bertolini, niente, lo vince Bertolini, Giacomelli recupera la palla e Tempestini che va a buttarsi dentro e dà una palla splendida a Giacomelli, ricopiando pari pari l'azione di Procacci, sì, uguale precedente. Ecco Fontana che nel primo tempo ha bastonato i suoi avversari nel tiro da tre facendo delle ottime performance, ed ecco Procacci, e qui altro difetto di comunicazione con Procacci lasciato solo, e Fontana che prova un tiro, l'abbiamo detto prima, c'è poco da ragionare su questo tipo di azione. Bravo Fontana, molto molto bravo, anche perché non ha tirato proprio da... Ecco qui bravissimo Nasello che riesce a prendere un passaggio estremamente accurato ai Tempestini, che sta salendo di tono, sta vedendo anche l'urgenza. 5.38 dal termine, 52-61 vantaggio di Piombino, c'è bisogno di accelerare i tempi per recuperare lo svantaggio. E Malbasa e Bertolini che si fanno due carezze, Procacci va di spalla e chiede il fallo, il pubblico di Piombino non è d'accordo, siamo con loro nel giusto atteggiamento, ma fa piacere anche vedere intanto un pubblico appassionato, non si è chetato un secondo
Ma assolutamente corretto. È vero, è il sesto uomo per l'Etrusca. È il sesto uomo per l'Etrusca, se diciamo il pubblico. No, sì, non, sì. Non si riesce a sbloccare, diciamo, quella fatidica parola, quest'inerzia che manca. Bella azione, bravissimo. E adesso Benitez deve andare a prendere un bel tiro, ecco qui. Ma se no, andiamo a vedere bene tutto fino in fondo, i tiri della Blue Card sono stati presi, come ho detto anche all'inizio, tutti nel bene, modo giusto, e dovevano essere presi. Questa era un'altra, non erano tiri forzati, certo. Tiri che andavano presi, come in questo caso di Benitez. E purtroppo non si riesce a sfondare la retina della Solbat Piombino. Come si dice alle volte scherzando, ma non troppo, palla canestro significa che la palla deve entrare dentro. Questo non è una critica ai giocatori di San Miniato, che stanno facendo delle azioni ottime. Poi se la precisione manca può essere dovuta a tanti fattori. Intanto Chiriatti che se la vede con Persico, e ripartenza immediata di Tempestini, che va naturalmente a cercare, va a cercare Persico, lo batte sul tempo, ma Persico, che gli rende almeno 25 centimetri, è sicuramente in vantaggio poi sotto le plance. Buona l'azione di Tempestini, comunque non ha timore di entrare. Vediamo, ed ecco un altro, eccolo lì, Chiriatti che sta lottando sotto canestro, si fa dare praticamente dall'arbitro due tiri liberi importanti, fallo di Guerrieri, secondo fallo di Guerrieri, a 4.32, 61-52, siamo sempre il meno 9 che aleggia su questa partita, non c'è ancora il break. Sì, Chiriatti sta andando, Piombino segna il tempo, sono entrati praticamente tutti in area, va bene lo stesso. Chiriatti su Fontana, e qui la palla è stata quasi recuperata da quello che io ho considerato il miglior giocatore di San Miniato oggi, Masello, che è stato Masello, forse nelle letture delle guardie meno utilizzato di quello che avrebbe potuto essere. Ed ecco Iardella che fa il vice pro caccia e porta avanti palla, aggredito praticamente da Zita. Cambi difensivi con Iardella che va a giocare laterale, per poi andare a dare la palla a un Persico che troppo facilmente prende la linea di fondo su Nasello e va a fare un reverse che porta altri due punti a Piombino. Gioco perimetrale, ecco passaggio lungo anche split per Nasello. Tempestini che riesce, bravo, a pescare benissimo Nasello. Al limite di 24 secondi riesce a pescare un bel passaggio Nasello che ha la capacità e la bravura di andarsi sempre a infilare. Quello è un blocco assolutamente irregolare, ma gli arbitri hanno deciso in maniera diversa e si rispetta la decisione dell'arbitro. Bene, la difesa di Bertolini. Ecco, l'arbitro hanno fischiato questo dove avrei da... Sì, il fallo c'è, ma insomma. Buona la difesa di Bertolini che si è fatto rispettare, ha contestato l'azione di Persico. Rientra a Procacci a 3.14 con 7 punti di vantaggio da parte di Piombino, che in questo caso deve andare a cercare velocemente delle soluzioni anche importanti per andare a recuperare il gap e giocarsi tutte negli ultimi secondi. C'è Iardella sulle tracce di Zita e Tempestini che se la deve vedere con un Procacci che non lo molla. Che non lo molla. Ci sono, ecco, Tempestini con Procacci vicino, blocco, ottimo, niente. Bianchi riesce a sporcare il passaggio di Tempestini e la palla non arriva col pick and roll che aveva fatto con Nasello.
Ecco Procacci che invece era importante questo pallone, molto, vero Gianni? Molto, molto importante. Indecisione, i due arbitri si guardano, la palla prima viene data a Piombino ed è confermato dal secondo arbitro, palla a Piombino, palla fuori lungo l'azione. Time out chiesto da Federico Barsotti. Gianni. Sì, c'è una difficoltà per quanto riguarda le azioni che si fanno in attacco. Bravo Piombino, perché abbiamo visto la difesa di Procacci su Tempestini e la difesa di Fontana, e però si fa molta difficoltà a riuscire a passare il pallone tra le linee della sopra di Piombino, difficoltà che si trovano anche come riscontro nei giocatori che non vanno incontro alla palla, cercano di smarcarsi dall'uomo ma non pensano di andare a ricevere il pallone più vicino, e questo mette in difficoltà il play. Ti chiedo conforto su una conforto la tua opinione. I pick and roll di San Miniato non sono il massimo dell'espressione cioè non riescono a liberare bene il portatore, no, sul rollante, anzi non so se questa è una delle caratteristiche che impediscono poi delle buone traiettorie di passaggio, ma sicuramente nell'ultima azione Procacci non ha avuto grossi problemi a seguire Tempestini nonostante il pick and roll giocato. No, è vero, proprio per questo. Riprende la partita con Iardella che va a rimettere e pesca un persico che si perde perché era praticamente a canestro, e qui altra azione sull'asse Tempestini-Nasello che sinceramente se Nasello l'abbiamo già coronato, anche Tempestini sta assurgendo a MVP di questa partita, è l'asse sulla quale San Miniato sta cercando di ricostruire un recupero. Giustamente Bertolini si arrangia su Persico, gli viene fischiato il fallo, primo fallo del San Miniato in questo quarto, meno 5 con Bianchi che va a cercare un tiro da 3 che entra. Oggi Piombino ha difeso il risultato con la sua difesa, col suo dinamismo, ma ha vinto la partita con il tiro da 3, niente da dire. Hanno avuto percentuali veramente... E se volete sono scaramantico a dire ha vinto nonostante 1,44 al termine. E anche questa palla viene persa da San Miniato, un tiro che batte sul ferro, rimbalzo, e naturalmente poi gli arbitri hanno provato Capitan Bertolini a accorciare distanze con tiro da 3 che però non è andato oggi abbiamo già assodato che la precisione al tiro non c'è stata, e questo naturalmente ha pagato male San Miniato. Partita 1:26 si direbbe in tante situazioni partita lunghissima, ma visto l'andazzo di tutto il match direi che invece purtroppo è cortissima. Anche in questo caso è Iardella che fa una penetrazione con un mezzo euro step, non riesce a trovare il canestro ma va a guadagnarsi altri due tiri liberi. Naturalmente coach Andreazza richiama quasi subito per evitare transizioni facili, si fida fra l'altro del suo giocatore, lascia soltanto Bianchi a contendere un rimbalzo in modo da salvaguardare il più 9 in questo momento di Piombino su San Miniato, che in questo momento diventa più 10. Time out di Barsotti. Sì, diciamo come si è detto dall'inizio della partita, anche se c'è stato questo elastico, siamo arrivati a 4 punti, ma il Piombino non ha mai mollato, ha avuto percentuali come dicevi te Luigi giustamente da 3 impressionanti, e naturalmente diciamo che sono stati bravi perché hanno tirato anche con l'uomo davanti, con l'uomo addosso poche volte direi. No, ma Fontana sì, l'ultimo tiro Fontana, che ha fatto da 3,
quello non aveva la mano in faccia. Fontana comunque però, oggi era veramente in fiducia. Però hanno avuto delle buone percentuali. Abbiamo sofferto in difesa, abbiamo sofferto in attacco, ma io darei più, diciamo, sofferenza in attacco che in difesa. Perché sì, se sì, andiamo sì, a un minuto e venti dal termine della partita, Piombino ha fatto 68 punti. Certo. Noi 58, ma loro ne hanno fatti 68, non sono andati a 80 punti, pur avendo quelle percentuali di tiro che assolutamente hanno avuto. Non per nulla noi stiamo leggendo questa partita sotto una chiave, diciamo, di spiegazione tattica più sulla mancanza di precisione al tiro che non in una mancanza. Anche perché, come si diceva prima, il tipo di tiro che veniva preso, l'azione che costruiva il tiro, era un'azione buona, era costruita bene. Sì. Poi se il giocatore in questione non riesce a infilarlo, un altro discorso. Intanto Nasello, dopo un'ennesima azione di passaggio nel calcio, si direbbe filtrante, qui sarebbe un backdoor di Tempestino, se non mi sbaglio, nei confronti di Nasello, si è andato a guadagnare un fallo cercando di fare uno scarico sulla lunetta. Si va a pulire il campo, il campo nel pitturato. Nasello va ai tiri liberi con Tempestini, Chiriatti, è entrato in questo momento Perin e Giacomelli a fargli compagnia. Dall'altra parte abbiamo Bianchi, Iardella, Procacci, Persico e Fontana. Due squadre quasi speculari sotto il profilo della fisicità. Bravo Nasello che, ripeto, riporta a meno 8, ma a mio parere è stato il migliore fin dall'inizio della partita di San Miniato, e ora accompagnato anche un Tempestini che forse non è che lui si è svegliato tardi, è la squadra. Qui non stiamo parlando di responsabilità personali, ci mancherebbe. No, assolutamente e, no. 1-10 al termine, meno 8 per la Blue Card, deve recuperare un gap di 8. Procacci, che stavolta sulle sue tracce c'è un Perin che vanno a raddoppiarlo, addirittura a triplicarlo. Niente, Chiriatti riprende la sua posizione in difesa, Iardella fa scorrere i secondi, c'è davanti un Nasello che sta difendendo veramente bene, chiedono un passi ma non c'è, questa maniera, bravissimo. Fontana fa un lavoro tecnico notevole, andando a proteggersi e andando a canestro, molto bene, bravissimo Fontana, che si mette in evidenza non solo per il tiro. Penetrazione di Tempestini che chiede il fallo, gli viene dato palla perché è stato toccato da un giocatore di Piombino, il quale dice che non è stato toccato. Anche in questo caso, Gianni, penetrazione, scarico, ma non c'era. No, non c'era. Tempestini perché giustamente ci prova. Sì, sì, diamine, per l'amor del cielo. Questa è la situazione, diciamo, da dover sfruttare con il tiro da fuori libero, cercando di vedere se si sblocca qualcosa, anche se 10 punti in 36 secondi è improbabile. Approfittiamo della pulizia adesso del campo da parte degli addetti di San Miniato. Sul fronte Piombino, al di là di fare un merito allo staff della squadra, perché l'ha interpretata bene la partita, secondo me, Piombino, e diciamo che abbiamo un Procacci sulle stelle, perché a mio parere è stato il metronomo assoluto della squadra, è quello che ha dato il là, è quello che ha dettato i tempi e ha giocato molto bene sotto questo profilo. Vorrei mettere in evidenza un tiro da 3 a 25 secondi dal termine, porta meno 7 con Chiriatti, forse un po' troppo tardi. Continuiamo il discorso rapidissimo. Fontana sicuramente è stato letale dal perimetro, Pedroni forse sotto le sue aspettative, è stato penalizzato dai falli, quindi questo può averlo condizionato. Io, al di là di Procacci, direi che Piombino è una squadra che merita la classifica e forse anche qualcosa di più. Non è eclatante, ma è solida. Ed è una squadra che ha dimostrato questa sera di essere costante in tutti i 40 minuti. Ed è questo che è molto importante, perché
non ha avuto dei cali, c'è stato un momento solo che ha avuto uno sbandamento e l'ha saputo recuperare, ma proprio, però l'ha subito recuperato. Oddio, aiutato è una bene, squadra, è una squadra che anche l'allenatore Andreazza l'ha saputa ruotare abbastanza bene, perché non ha portato giocatori stanchi in fondo, hanno giocatori giovani e meno giovani, però con un buon tutti, mix, un buon mix, sì, c'è una squadra che ha un buon mix. Io volevo dire una cosa però a questo proposito. Per quanto riguarda la Blue Card e i giovani nuovi innesti che ci sono stati quest'anno, che hanno dato qualcosa in più con questa sera, mi sono piaciuti. Sì, molto, molto bene. Ora riprende la partita e qui Perin ci prova a fare fallo su Procacci. Un bello scontro anche a livello fisico, sono due robusti interpreti della materia. E anche onesti sotto il profilo del contendere. 25 secondi, Andreazza che si sta sgolando per evitare sorprese, viene chiamato un altro fallo, un po' sì, mandano praticamente in lunetta Iardella per andare a giocarsela sugli errori eventuali dei tiri liberi di Piombino. Errori che almeno nel primo tempo non è che ne abbiamo visti tantissimi, dal momento che nel primo tempo hanno viaggiato sull'82% con 9 su 11. Insomma, diciamo che ci sono delle danze maori per evitare un canestro da parte di Iardella. Sulle spalti della Blue Card entrano tutti, Persico direi che è leggermente in anticipo, e infatti no, viene assegnato il punto e time out, l'ultimo in mano a Barsotti per richiamare i giocatori negli ultimi 23-24 secondi, 23-8, e vedere di riprendere una partita che sul meno 8 è particolarmente ardua. Naturalmente la basket è pazzesco, si può sperare fino all'ultimo secondo, e giustamente Barsotti, che è un competitivo per nascita, natura e sì, tutto. Sì, anche perché sono tre possessi di palla, e tre possessi di palla in 23 secondi non è facile. Non credo che la sua Piombino vada al fallo sistematico, penso proprio che non ci pensi nemmeno. No, casomai sarà la Blue Card che va al fallo. No, ma dicevo, ora se... per non far canestro, lasceranno sicuramente al tiro. Io vorrei dire, spendere queste parole per la Solbat. Molto probabilmente l'allenatore del Piombino si è accorto della non buona vena del tiro da fuori della Blue Card e ha impostato la partita con tutto un altro tipo di difesa. Tu dici che l'ha cambiato in corso? Lasciandoli giocare da fuori col tiro da fuori. Ultima azione, e qui fallo di Succhiriatti, che è riuscito a penetrare, a fare un passaggio, un assist, ma l'arbitro ha fermato l'azione per concedere appunto il fallo a Procacci. Il fallo a Procacci, sì, in su al 6. Il quarto fallo di Procacci. Chiriatti, gioco fermo, tempo, cronometro fermo, due tiri, può provare ad andare a meno 6, che è un numero che ha illuso per tutta la partita gli spalti di San Miniato, sarebbero due, sì, due tiri, due possessi pieni. È ovvio che lo sport è meraviglioso, anche perché si spera fino all'ultimo nel miracolo, però è probabile che Piombino riesca a gestire questi ultimi minuti. Vediamo come reagiranno i ragazzi di Federico Barsotti, al quale sotto il profilo della grinta non possiamo assolutamente rimproverare nulla. No, assolutamente no. E infatti si mettono subito in pressione, in pressing su, e vanno. E infatti il fallo immediato di Perin, ha provato più quasi a rubargliela la palla, avendo fatto il raddoppio fallo immediato, e rientra Tempestini. Sì. Rientra Tempestini al quarto di Perin. Quarto di Perin, che ora sono quelle fasi meravigliose del basket dove c'è il fallo, i due tiri liberi, poi la rimessa, e sono fasi però fanno più lunghe della partita sono più lunghe della partita e fanno parte però anche della
scenografia, coreografia, chiamiamola, perché è un balletto di movimenti e di scelte. Bravissimo Fontana, che per tutta la partita ha dimostrato una grandissima precisione, e che affiancherei a Procacci come MVP del Piombino. Movimento Nash di la partita finisce. Buono il movimento di Tempestini sotto il canestro, si scarica per un Chiriati che va a sbattere contro Persico. Ti lascio la conclusione di una partita che lascia qualcosa, lascia la mare in bocca, per chi aveva la possibilità San Miniato di farla sua, sì. Ha perso l'occasione di farlo. Sì, questo è vero, perché sinceramente da come si sono allenati tutta la settimana, da quello che era la grinta dei ragazzi, questa era una partita alla loro portata, sicuramente. Ripeto, il primo tempino Angelo ha detto sì, ma quando sei sotto, sei 20-9, cerchi sempre di giocare la partita e di portarla in casa. Però 20-9 è un parziale che ci ha penalizzato parecchio. E abbiamo cercato di rimontare, siamo andati a 4 punti, però applauso a Piombino, un applauso ai ragazzi che mercoledì andranno a giocare un'altra brutta partita. E speriamo che la portino il risultato da fuori casa. Il materiale c'è, Federico Barsotti, una sicurezza, lo aspettiamo ai nostri microfoni per un'intervista finale. E chiudiamo qui la telecronaca della partita, rimandando gli spettatori ovviamente su TVL Sport per vederla. E alla prossima partita in casa, e un saluto da Luigi Magliano, Gianni Cecconi e da Angelo Capozzo, che hai dovuto scappare via per impegni personali. Arrivederci.